Ci avete chiesto come affrontare il riscaldamento prima di una gara di triathlon. Con Luca oggi capiremo come fare il riscaldamento per ogni distanza, dallo sprint fino all'Ironman. Andiamo. Allora, triathlon sprint forse è dove serve di più riscaldamento, perché è la distanza in cui dobbiamo partire subito forte e arrivare ancora più forte. Allora, è molto soggettivo il riscaldamento. Allora, per il nuoto almeno io faccio due bracciate, un po' per provare la muta se serve, e soprattutto degli scatti, perché in partenza, se avete visto i video delle gare, insomma, c'è la bagarre iniziale. Sì, sì. Bisogna portare il fisico già su di giri, esatto. Il nostro cuore, i nostri polmoni, il sistema circolatorio, i muscoli devono essere subito pronti ad una prova scattante, no? Per esatto, prendere subito la testa del gruppo. Sì, sì, perché partirà tutta dai ghiacci, poi non rendiamo. Per quanto riguarda la bici, io di solito provo un po' il giro, quindi okay. Serve anche un po' per avere padronanza della situazione, e poi faccio dei rilanci, perché di solito ci sono, ho visto, giri di boa, e quindi le gambe devono essere pronti allo scatto. E corsa personalmente non corro quasi mai, perché comunque arriviamo già caldi alla fine, quindi questo è il mio riscaldamento tipico di un triathlon sprint. Per quanto riguarda un Ironman, credo che dipenda molto dall'obiettivo che abbiamo in quella gara. Per me l'obiettivo era arrivare in fondo e portare a termine la prova, quindi non ho fatto nessun riscaldamento, in realtà perché volevo risparmiare più energie possibili, perché la minaccia più grossa quando si affronta un Ironman per la prima volta è proprio rimanere a corto di energie, di calorie all'interno del corpo e quindi collassare. Se l'obiettivo invece è di classifica, quindi fare una prestazione specifica e magari qualificarsi per i mondiali di Kona, allora un po' di riscaldamento va fatto, i professionisti lo fanno, magari senza fare esercizi ad alta intensità, ma attivando il motore aerobico, quindi un bel giro in bicicletta arrivando alla gara può essere sufficiente per riscaldarsi. Sì, anche perché comunque i ritmi dei professionisti dell'Ironman sono praticamente ritmi da olimpico di un atleta, sì, comune, cioè comunque esatto. Il campione, il record del mondo a nuoto gira tipo 1,15, in bici 45 di media, la maratona corre a 3,40, quindi loro si scaldano, fidatevi, sì, anche per un Ironman. Per completare il riscaldamento può essere utile fare degli slanci, come stiamo facendo io e Jacopo, prima gamba tesa, poi possiamo rifarlo uguale, però questa volta gamba laterale, quindi per attivare un po' i muscoli e sciogliere le articolazioni. L'ultima variante è con ginocchio piegato, e quindi diciamo questi tre esercizi sono un po' la conclusione di un riscaldamento che faccio usualmente. E poi possiamo fare degli allunghi finali, quindi ritmo gara, per tirare su le pulsazioni e essere pronti per la nostra competizione. E voi come vi riscaldate? Scrivetecelo nei commenti, così ci confrontiamo, perché siamo curiosi anche noi. Sì. Supportateci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al nostro canale Triathlon Italia. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night.